Come crocevia del mondo, Hong Kong sta espandendo il suo potenziale culturale. Questo nuovo teatro dell'opera fa parte del distretto culturale di West Kowloon. In questa edizione di Spotlight parliamo con personalità locali e internazionali che stanno facendo la loro parte in tutto questo. Chiamato Zichu Center, il teatro dell'opera è uno dei primi edifici completati nel nuovo distretto, adiacente alla nuova stazione ferroviaria ad alta velocità di West Kowloon. Il gran teatro di Zichu ha un'architettura lirica che la regista paragona al Tai Chi. E tutte le linee del teatro sono tutti intorno. E questo, il carattere Tai Chi Chi, l'ideogramma di questa parola è lo stesso di Zichu, il Zi. La programmazione di Zichu si concentra sull'opera tradizionale cantonese e Chung sta preparando anche produzioni per un pubblico più giovane. Il modo in cui lo rappresentiamo è contemporaneo. Usiamo effettivamente un metodo contemporaneo per presentarlo. Questo è ciò che i giovani artisti vogliono al momento. Nelle vicinanze c'è M+, ancora in costruzione sarà il più grande museo d'arte moderna di Hong Kong. In questo spazio espositivo più ridotto si trova la direttrice di M+, Suhania Raphael, che porta con sé l'esperienza acquisita in Australia e alla Tate di Londra. In attesa che il grande museo sia pronto, abbiamo un piccolo sito nel West Kowloon District che consideriamo come il nostro laboratorio. M+ è uno dei progetti di infrastrutture culturali più ambiziosi ed entusiasmanti al mondo, oggi. Ci dirigiamo quindi verso il centro storico di Hong Kong e fino a Tai Kun. L'ex stazione di polizia ha riaperto l'anno scorso come spazio artistico, parte della rigenerazione culturale della città. Insieme a Leo Cheong dell'Hong Kong Jockey Club, che sostiene Tai Kun, diamo un'occhiata alla mostra dell'artista giapponese Takashi Murakami, è impegnato negli ultimi ritocchi. Hai tempo per un selfie, Takashi? È stato fantastico finora. Nel primo anno abbiamo ricevuto oltre 3 milioni e mezzo di visitatori, molto di più di quanto ci aspettassimo. Sembra abbiano amato moltissimo il posto e noi siamo stati in grado di contribuire ad arricchire la scena culturale di Hong Kong. Ecco un altro punto di riferimento culturale da poco rinnovato. L'Hong Kong Museum of Art ha ora il 40% di spazio espositivo in più e sarà riempito con arte cinese sia tradizionale che moderna. La storia del museo è uno specchio dello sviluppo di Hong Kong. In passato siamo stati il primo museo d'arte a permettere ad artisti orientali e occidentali di esporre in un'unica piattaforma qui a Hong Kong. Siamo in una posizione strategica, siamo in un'area turistica proprio accanto alla Avenue of Stars. Siamo anche nella zona di Tsim Sha Tsui, il che attira molti visitatori internazionali. All'esterno del museo diamo un'occhiata proprio alla Avenue of Stars, disseminata delle impronte di mani e delle statue raffiguranti i grandi del cinema cinese. Insieme a Bruce Lee potreste riconoscere il regista John Woo, l'attrice Gong Li e naturalmente Jackie Chan. Hong Kong ha fatto da sfondo a innumerevoli film, tra i più recenti il thriller d'azione Skyscraper con Dwayne The Rock Johnson. Dal film d'azione all'action art, Fred Scholle ha fondato la sua Galerie du Monde negli anni 70 con opere di artisti come David Hockney. In esposizione al momento c'è l'artista cinese-malese CNN Liu. Scholle dice che l'arrivo di Art Basel negli ultimi anni ha davvero trasformato Hong Kong in un mercato globale dell'arte. Sta coinvolgendo curatori, museologi, studiosi, accademici, collezionisti da tutto il mondo. Ha davvero messo Hong Kong sulla mappa. Hong Kong on the map. E cosa ha convinto Scholle, nativo della California, a fare di Hong Kong la sua casa? Cosa mi trattiene qui, oltre al cibo? Immagino il modo di vivere. È una città eccitante, cosmopolita, è una città sicura. Ha quasi tutto ciò che mi piace in un posto in cui vivere. It's got just about everything that I like in a place to live. Per ora è tutto su Spotlight. Tutti noi del team di Euronews vi diciamo Choi Gin, a presto e grazie per averci visto.